Buon pomeriggio a tutti. Io farò proprio un piccolissimo cappello introduttivo perché queste 2 ore saranno abbastanza dense di contenuti. Una nota alla quale pensavo prima di iniziare questo webinar è che dal mio punto di vista io lavoro da più di 20 anni, ho sempre lavorato molto per quanto riguarda l'edilizia, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. E che è indiscutibile in un paese come il nostro è l'avanzamento della tecnologia, di quanto sia avanzata la tecnologia e quanto siano avanzate le conoscenze per quanto riguarda materiali, per quanto riguarda anche l'applicazione dei materiali stessi, piuttosto che la conoscenza proprio dei pazienti sulla quale questi materiali andiamo ad applicare, sui quali questi materiali andiamo ad applicare. Oggi parleremo di un argomento che può essere, come dire, visto in una maniera estremamente generale, ma anche come affronteremo oggi in una maniera molto più particolare e magari in una chiave di lettura leggermente diversa, che è quella dei massetti. Ne parleremo con 3 esperti d'eccezione, perché ne parleremo con Costanzo Di Perna, che è professore ordinario all'Università Politecnica delle Marche, con Simone Sonaglia, che è ricerca e sviluppo e direttore tecnico di Viasen. E Fabio Rodio, che è un architetto, designer di uno studio di architettura, che quindi, come dire, va a completare quelli che sono i 3 nomi di questa filiera, dove abbiamo da una parte la ricerca, dall'altra la tecnologia e dall'altra l'applicazione. Il primo intervento durerà circa 50 minuti. Al termine dell'intervento avremo la possibilità di fare qualche domanda al primo relatore. Dopodiché avremo altri 2 interventi da circa mezz'ora e anche in quel caso faremo le domande immediatamente dopo che l'intervento è terminato. Quindi non mi dilungo oltre, lascio la parola subito al professor Costanzo Di Perna per il primo intervento. Grazie e buon lavoro a tutti per il pomeriggio. Sì, grazie a tutti, buon pomeriggio, io sono Costanzo Di Perna, sono un ordinario di fisica tecnica dell'Università Politecnica delle Marche e introdurrò questa giornata relativamente appunto all'efficientamento energetico, acustico e strutturale legato appunto ai massetti. In particolare il mio intervento riguarda la valutazione della prestazione dei componenti edilizi su fabbisogno di energia utili con metodi stazionari e dinamici. Ora, stiamo trattando un massetto, stiamo trattando quindi dei solai, quindi dei sistemi e dei componenti fortemente inerziali, che possono ovviamente garantire un accumulo termico all'interno del nostro edificio e questo accumulo termico può dare dei vantaggi da un punto di vista ovviamente energetico, il punto di vista che tratterò io nella mia presentazione. Per poter analizzare quindi l'accumulo che questi sistemi riescono a fornire al nostro involucro edilizio, ci soffermeremo su 2 metodologie di valutazione che oggi sono disponibili per il calcolo di questi aspetti. La tipologia classica, che è quella legata ai metodi stazionari, con i parametri che richiamerò velocemente legati alla stazionarietà del fenomeno termico e invece i metodi che riescono a fornire una dinamicità no, della nostra struttura durante il periodo invernale e il periodo estivo. Ora, perché andare a utilizzare un'analisi dinamica? Ovviamente oggi siamo tutti concentrati nell'utilizzo delle UNITS 11300 per quello che riguarda l'attestato di prestazione energetica, l'ex legge 10, quindi tutte le attività del superbonus.
Questi metodi, le 11.300, metodi quasi stazionari, sono rivolti fondamentalmente al calcolo della classe energetica, dei consumi energetici e il fabbisogno di energia, in particolare quello invernale. Quindi sono metodologie che si basano su degli standard, basti pensare al fatto che l'impianto di riscaldamento lo teniamo acceso 24 ore su 24, fisso nel nostro calcolo, e quindi puntano fondamentalmente a confrontare edifici con degli standard sia da un punto di vista dell'involucro che da un punto di vista degli impianti. Ora, ovviamente, poco evidenziano il concetto di inerzia termica, soprattutto delle strutture interne. Ne tengono conto parzialmente, ma non forniscono alcuni parametri che ritengo essere fondamentali, non tanto per il calcolo dell'efficienza energetica e consumi dei nostri edifici, ma per il comfort che conoscete benissimo, comfort termigrametrico, che si avrà all'interno di questi edifici. Ora noi stiamo riqualificando il nostro parco edilizio attraverso appunto gli incentivi come il Superbonus, dove andiamo prevalentemente a inserire un cappotto esterno e la sostituzione degli infissi per quanto riguarda l'involucro, quindi questa è la principale attività che si sta svolgendo nei nostri condomini e quindi andiamo a valutare prevalentemente con un calcolo quasi stazionario quello che succede in termini di fabbisogno energetico. Non ci chiediamo però che cosa succederà all'interno di quell'edificio una volta riqualificato da un punto di vista del comfort, per poter quindi dare indicazioni su, per esempio, l'andamento delle temperature durante il periodo invernale, durante il periodo estivo, è necessario utilizzare dei metodi più complessi di quelli che oggi abbiamo a disposizione per la certificazione energetica. Bisogna utilizzare almeno dei metodi dinamici orari come quelli già pubblicati con la UNIEN 52.016, quindi un metodo dinamico orario. Così facendo è possibile praticamente cominciare a ragionare in termini di, per esempio, temperatura operativa all'interno del nostro ambiente. La temperatura operativa, vi ricordo, essere una temperatura mediata fra la temperatura dell'aria e la temperatura media radiante delle nostre superfici. Quindi è fondamentale passare da un concetto legato alla temperatura dell'aria a un concetto legato alla temperatura operativa. Noi continuiamo a sentire e continuiamo a sentire vincoli esclusivamente sulla temperatura dell'aria, non ultimo quello che il nostro presidente Draghi ha indicato per quanto riguarda la riduzione dei consumi, e dove l'indicazione è stata sempre relativa alla temperatura dell'aria, che nel caso invernale scende da 20 a 19 e nel caso estivo da 26 a 27. Sarebbe opportuno che prima o poi si passasse non più a un ragionamento legato alla temperatura dell'aria, ma alla temperatura operativa. Perché? Perché se io sono in un ambiente dove ho una quantità di superfici finestrate, pensate d'inverno, posso tenere la temperatura dell'aria a 19 gradi e avere un freddo tremendo all'interno. Viceversa, se mi trovo in un ambiente fortemente inerziale,
con, in questo caso, massetti, strutture pesanti, e la temperatura di 19 gradi può sicuramente essere ottimale, in quanto in quel caso, avendo anche realizzato un cappotto esterno, mi ritrovo che anche le superfici che costituiscono il nostro ambiente hanno una temperatura intorno ai 19 gradi e quindi ottengo una temperatura operativa di 19 gradi. Viceversa, se come dicevo prima, tutte superfici finestrate, mi ritrovo una temperatura operativa magari di 14-15 gradi, pur avendo la temperatura dell'aria pari a 19, e quindi mi trovo in una condizione assolutamente di discomfort termico. Ecco, questi ragionamenti, secondo me, possiamo cominciarli a fare a seguito proprio di tutte gli interventi che si stanno facendo sui nostri edifici. Allora, poi abbiamo le proprietà delle strutture. Allora, parleremo quindi un attimo di quelli che sono i metodi complessivi per il calcolo del fabbisogno, no? Parliamo del fabbisogno utile, perché i metodi dinamici adesso, almeno la 52.016, ci permettono di calcolare il fabbisogno utile di un edificio, quindi solo quello più o meno legato all'involucro. Mentre di fondamentale importanza, e a breve avremo anche le metodologie orarie per tutta l'impiantistica, okay? In modo da arrivare al fabbisogno di energia primaria, che è quello che più ci interessa. Questo fabbisogno, anche questo calcolato dinamicamente, magari con passo temporale di un'ora, e quindi poter valutare anche i consumi di alcune tipologie di componenti impiantistici, tipo le pompe di calore collegate con le rinnovabili, per esempio fotovoltaico o solare termico, però queste le andiamo a calcolare con una dinamicità importante. Pensate all'accumulo termico, per esempio, come può influire in un calcolo dinamico rispetto a un calcolo stazionario. Quindi l'attività che ci vedrà coinvolto nei prossimi, coinvolti nei prossimi mesi sarà proprio quella di cominciare a ragionare non più su una stazionarietà dei fenomeni, ma su una dinamicità per migliorare anche i nostri interventi. È ovvio che una cosa è il calcolo completo del fabbisogno di energia utile o del fabbisogno di energia primario. Un'altra cosa sono i parametri legati alle strutture materiali, ma questi parametri, anche questi, sono parametri che possono già dare un'indicazione del comportamento dinamico delle nostre strutture. Per esempio, quella che conosciamo ormai da tantissimo tempo, la trasmittanza termica. La trasmittanza termica, che praticamente è un parametro legato molto alla stazionarietà dei fenomeni, no? E quindi è fondamentale ridurre questo valore per ridurre il flusso termico che attraversa la nostra struttura. Non ci dà tantissime indicazioni per quanto riguarda il comportamento dinamico della struttura e quindi il valore della trasmittanza, per esempio, è lo stesso anche se il cappotto lo facciamo all'esterno o lo facciamo all'interno. Quindi, invece, noi sappiamo anche intuitivamente che le cose sono diverse, il comportamento termico è diverso se io vado a mettere un cappotto all'esterno o un cappotto all'interno. Ovviamente, mettendo il cappotto all'interno, mi perdo tutta l'inerzia del mio involucro. Sto parlando di interventi su edifici esistenti dove ci troviamo a che fare con una parete a cassetta classica, no? Dove cappottiamo normalmente verso l'esterno, ma possiamo avere a che fare anche con edifici storici dove vi è una grossa difficoltà, anzi quasi un'impossibilità di fare cappotti verso l'esterno. E quindi si cerca di realizzare un isolamento magari verso l'interno. Ecco, quindi in quel caso un parametro come la trasmittanza ci dà sicuramente un'indicazione relativa ai comportamenti stazionari del nostro involucro, ma non
da un punto di vista dinamico. E nella trasmittanza, come ben sapete, il parametro fondamentale è ovviamente la conducibilità termica. La dinamicità dei fenomeni che noi troviamo in un edificio è legato a, come ben sapete, agli apporti interni, agli apporti solari. Questi sono quelli che in realtà contribuiscono moltissimo alla dinamicità del fenomeno. Quindi renderli stazionari o rendere e fornire un calcolo con un numero soltanto ogni mese funziona prevalentemente da un punto di vista invernale, è molto più difficile che ci possa dare qualche indicazione dal punto di vista estivo, ma soprattutto non ci dà indicazione delle temperature che noi abbiamo all'interno dei nostri ambienti. Una proprietà dei materiali che invece comincia a dare indicazione sull'inerzia, il comportamento inerziale delle nostre strutture è ovviamente la capacità termica, in particolare la capacità termica specifica, prodotto della densità per il calore specifico. E questa capacità termica esprime appunto l'attitudine di un materiale ad accumulare energia termica. Ecco qua ovviamente c'è da fare un ragionamento. Quando è che ci serve accumulare energia termica? Non sempre, ok? Quindi dipende per esempio dalla destinazione d'uso del nostro edificio, dipende dal profilo di utenza del nostro edificio, cioè dobbiamo capire se realmente ci serve accumulare energia termica o no. E quindi bisogna studiare il comportamento in funzione proprio sia dei profili di utenza, ma come dicevo prima, anche delle tipologie impiantistiche. Per esempio, faccio un esempio, una pompa di calore praticamente lavora molto meglio con un sistema inerziale, quindi un involucro inerziale, rispetto a un involucro che ha notevoli fluttuazioni per quanto riguarda la dispersione termica, no? Ma se per esempio prendiamo un involucro legato a un centro commerciale o attività del terziario, spesso e volentieri la necessità di avere capacità termica non ce l'abbiamo, ok? Lì abbiamo una forte dinamicità e quindi in quel caso non serve, nel residenziale direi che è opportuno avere una buona capacità termica. Però qual è il concetto? Il concetto è anche da che parte abbiamo la capacità termica, ovvero la capacità termica può essere un accumulo interno o esterno al nostro involucro edilizio. Vi faccio un esempio: se voi fate un cappotto esterno, ovviamente avete una grande capacità termica interna perché avete isolato esternamente, quindi vi giocate tantissimo questa capacità. Se voi invece isolate internamente, la capacità termica ce l'avete verso l'esterno, quindi per esempio un accumulo dovuto agli apporti solari o gli apporti interni non li avete più, almeno per quanto riguarda il concetto delle pareti. Potete trasferire gli stessi concetti ai solai, ok? Solai ovviamente inerziali ci danno un notevole contributo d'accumulo, ok? Tant'è che ci sono molte esperienze, molti edifici costruiti proprio con solai fortemente inerziali che sfruttano appunto gli apporti, soprattutto solari, all'interno dell'edificio per mantenere che cosa costante, più costante possibile la temperatura, soprattutto quando abbiamo l'intermittenza di impianti, per esempio convettori o cose di questo genere, o determinate emissioni tipo quelli. Un'altra caratteristica molto importante, ma molto complessa da comprendere in termini di conseguenze
sull'efficientamento energetico, sul comportamento del comfort del nostro edificio è la diffusività termica. La diffusività termica è il rapporto, vedete, fra il calore trasmesso per conduzione e il calore immagazzinato. Viene calcolata come la conducibilità fratto la densità per il calore specifico. La diffusività termica ha come caratteristica, ovvero un alto valore di diffusività termica indica una veloce propagazione del calore, mentre un valore basso indica che il calore è prevalentemente accumulato. La diffusività termica è importante nello studio della conduzione termica in regime variabile nel tempo. Ecco, ora resta molto difficile capire che ruolo gioca all'interno di un involucro edilizio la diffusività termica. Cosa intendo? Intendo che se voi modificate la diffusività termica, per esempio, dei materiali, delle strutture, di quant'altro, dovete utilizzare per forza dei metodi dinamici per conoscere quale sarà la risposta del vostro involucro edilizio, in quanto è veramente molto difficile comprendere le conseguenze, della variazione di questo parametro. Non è totalmente intuitivo come la trasmittanza, perché io so che la trasmittanza, basso la trasmittanza, diminuiscono i flussi termici, è molto più intuitivo. La diffusività termica, appunto, gioca un ruolo fondamentale quindi nella dinamica dei nostri sistemi, nella dinamica degli strati, nella dinamica appunto delle nostre strutture. Poi abbiamo, e conoscete bene, anche altri parametri che sono stati introdotti, modificati da decreti legislativi 192, requisiti minimi, CAM e quant'altro. Parametri, massa superficiale, sfasamento, attenuazione, anche questi che danno delle indicazioni sul comportamento inerziale delle nostre strutture, però anche questi, se non valutati all'interno del nostro calcolo del fabbisogno utile e delle nostre temperature operative, non si riesce bene a comprendere il loro peso. Vi faccio un esempio: è ovvio che se c'è un edificio che c'è una parete con doppia porta finestra e in mezzo c'è 1 m² di parete opaca, cosa volete che faccia andare a valutare la dinamicità di quel metro quadro, la massa superficiale, lo sfasamento, attenuazione? Assolutamente niente. Ok, quindi andare a imporre parametri dinamici in quel metro quadro di parete opaca è assolutamente inutile, no? Bisogna vederlo nel contesto. Appunto, secondo la stessa cosa per quanto riguarda praticamente i solai. Okay? Noi sappiamo e conosciamo bene che per avere un'alta inerzia termica è necessario avere un buono sfasamento, soprattutto dell'onda termica nel periodo estivo, una buona attenuazione. Parametri che oggi si riescono a ottenere anche con forti isolamenti. Ora però, ripeto, tutto va collegato con l'intero involucro edilizio, compreso di solai, quindi massetti e quant'altro. La temperatura operativa, ve l'ho già detto, è assolutamente fondamentale perché ci dà un'idea di quello che sarà il comportamento e il comfort termico all'interno del nostro ambiente. Questo parametro praticamente ad oggi non viene fissato per quanto riguarda il controllo degli impianti. Controlliamo gli impianti ancora con i classici termostati, con la misura della temperatura dell'aria. Questo
Quindi praticamente lasciamo all'utente finale il compito di adeguare appunto questa temperatura, seppur fissata come limite massimo a 20 più 2, lasciamo l'utente finale nel adeguarsi al comfort. Certo che è sempre molto difficile, per esempio, misurare una temperatura operativa ai fini di una regolazione dell'impianto, però lo ritengo fondamentale per comprendere la bontà di un involucro inerziale o non inerziale. Ok, quindi questo è quello che vedete. Metodi, abbiamo detto, metodi complessivi, abbiamo visto quelli che sono i parametri fondamentalmente che tutti voi conoscete, calcolate ad oggi con i vostri software per ogni tipo di struttura che andate a comporre, anche se per quanto riguarda la riqualificazione energetica di edifici esistenti c'è poco da comporre. Ci ritroviamo quello che è l'esistente, dicevo prima, il muro a cassetto, quindi c'è poco da fare, si può solo stabilire lo spessore dell'isolante. Ora, e quindi i metodi che utilizziamo sono quelli delle UNITS 11300. Metodi quasi stazionari, semistazionari, tengono conto con dei parametri anche della capacità dell'involucro edilizio, però non entrano in dettaglio sul singolo ambiente e quindi non riescono a dare indicazione al progettista per quanto riguarda il comfort. Esiste oggi un metodo dinamico, la UNIEN ISO 52016, un metodo dinamico che viene applicato in diversi software che in questo momento da solo è possibile utilizzarlo, ma solo ecco ai fini di una valutazione non legislativa, ok? Quindi non viene richiesto, non è obbligatorio questo metodo dinamico, ci permette però nella progettazione di un edificio di avere più consapevolezza su quello che sarà il risultato finale. Mi viene in mente quando nel 2005 si cominciò a definire i parametri con i vari decreti legislativi e una delle, diciamo, degli aspetti che si raccomandava è non progettare l'edificio con i metodi di calcolo, no? In particolare con le 11300. Si diceva che questi sono metodi di verifica, ma non di progettazione. A distanza di 17 anni e passa, io ripeto, secondo me sta diventando invece sempre più un metodo progettuale, sbagliando, ok? Ovvero il super bonus, poi tra altre cose, la fa da padrone su questo, cioè si progetta l'edificio per il superbonus. Ok? Quindi i parametri si vanno a calcolare ai fini delle due classi energetiche, ai fini delle trasmittanze, quindi scompare quello che è proprio la progettazione da parte del termotecnico, di chi si occupa dell'efficienza energetica, in quanto i tempi anche per realizzare un'analisi dinamica sono maggiori di quelli legati al softwareino di calcolo delle 11300 e quindi ci si limita solo alla verifica, a cercare di progettare l'edificio ai fini delle verifiche. Quindi quello che era all'inizio un'indicazione non c'è. È un'indicazione che non, di cui non si è tenuto punto conto negli anni successivi, si è finito proprio come si pensava, ovvero a progettare in base ai decreti legislativi.
Metodi dinamici 52.016, in questo caso il Comitato Termotecnico Italiano sta pubblicando tutti gli allegati della serie 52.000, gli allegati nazionali. Sapete che queste norme hanno all'interno un allegato di riferimento, un allegato che indica come applicare la norma, ma tutti i paesi possono modificarlo e noi infatti per la 52.016 abbiamo leggermente modificato quello che è l'allegato di calcolo, ma il principio fondamentale è lo stesso. Uno dei problemi che abbiamo nell'applicare i metodi dinamici sono legati ai dati climatici che oggi per il calcolo 11.300 si basano su valori mensili. Nel caso di un'analisi dinamica è necessario avere una norma e un'indicazione per quanto riguarda il metodo orario e quindi dei dati orari. Qui trovate dei confronti che abbiamo fatto fra varie tipologie di software dinamici, tipo Transys, Energy Plus e quant'altro, la 10349, la 52.010, quindi tutte queste norme che si stanno aggiornando per permettere di non errare nei dati di input, in quanto un software dinamico non può sbagliare i dati di input perché altrimenti non diventa più preciso, ma è un software che dà risultati completamente sballati rispetto alla UNITS. Non vorrei, ecco, adesso ho quasi finito il mio tempo, non voglio assolutamente tirar fuori formule, cose di questo genere, vado velocemente però voglio indicare, non guardate tutte queste equazioni che capisco possono un po' creare, se non le avete mai viste, un po' di Ecco, un po' di incertezza nelle nostre analisi, però per esempio questa è la variazione di energia interna dove cominciamo a vedere il termine capacità termica interna alla zona termica. Vedete che si parla di che cosa? Della capacità proprio dell'ambiente di accumulare calore e questa capacità ovviamente va a giocare un ruolo fondamentale nella temperatura dell'aria. Altri aspetti fondamentali sono legati alla ventilazione. La ventilazione può giocare anche qui un ruolo importantissimo per quello che riguarda lo sfruttamento della capacità termica. Pensate a quello che può essere un free cooling, una ventilazione notturna che può in qualche modo, soprattutto nel periodo estivo, permettere di raffrescare naturalmente i nostri edifici e quindi ridurre quelli che sono i consumi, ma anche migliorare il comfort. Ecco, questi metodi considerano questa dinamicità della ventilazione. Altre cose ovviamente sono gli apporti interni, la radiazione solare, e anche qua con fattori che dipendono dall'inerzia termica. Vado veloce, non guardate tutte queste formule, volevo arrivare, ecco, alla definizione di temperatura operativa, ve la ricordo, in questo caso è la media fra la temperatura dell'aria interna e la temperatura media radiante. E tutti i metodi dinamici si basano sul set point, sulla temperatura operativa, ok? Quindi non si basano sulla temperatura dell'aria, ma si va a imporre un valore fisso sulla temperatura operativa. Quando andiamo invece sugli strati, ecco che gli strati non sono più caratterizzati soltanto da resistenze termiche, come nel caso della trasmittanza, no? Ma abbiamo praticamente nell'analogia elettrica anche dei condensatori. Quindi gli strati sono caratterizzati da resistenze e da condensatori, ovvero
si comincia a individuare quello che è la capacità anche interna da parte delle strutture di accumulare calore. E quindi con una trattazione di questo tipo è ovvio che spostare l'inerzia termica tra l'interno e l'esterno comporta una notevole differenza sia sulle superfici che sui fabbisogni. Ora direi che senza entrare ancora più in dettaglio in tutte queste formule, chiudo con la mia trattazione, sottolineando ancora una volta con la necessità appunto di passare per un'analisi più dettagliata del comportamento termico e del fabbisogno utile dei nostri edifici da metodi appunto stazionari a metodi dinamici per riuscire a catturare praticamente il comportamento inerziale dei nostri edifici. Ok, penso di aver concluso qua la mia presentazione. Se ci sono delle domande, prego, altrimenti passiamo al prossimo relatore. Grazie professore, è stato precisissimo, anzi 2 minuti d'anticipo, quindi Sì. assolutamente apprezzato. Le confesso che a un certo punto, quando sono comparse certe formule, mi sono un po' preoccupato, Sì, insomma. infatti le ho tolte da mezzo adesso. Però quando si parla No, era. di metodi dinamici, cioè una volta che uno spiega un po' quelli che sono i parametri, se non si entra nel dettaglio delle formule, ma infatti ha visto che sono andato velocissimo, non mi sono soffermato sulle No, formule. no, no. Poi il mio era una battuta perché ciascuno di noi ha le proprie attitudini e diciamo che la fisica tecnica non rientra tra le mie, ecco, quindi. Però se No, lavoriamo allora. sull'efficienza energetica saremo sempre più praticamente presi da tutte queste equazioni. Se vogliamo Oh, capire beh, assolutamente. realmente adesso, ma pensate, non so, a tutta l'impiantistica, cosa sta venendo fuori, pompe di calore, sistemi ibridi, come si pensa di andare a dimensionare sistemi così complessi, praticamente che senza entrare in dettaglio anche in analisi complesse come quelle più o meno che ho mostrato io, insomma. Ma infatti mi era venuto in mente mentre proprio lei parlava, perché anche lei giustamente ha citato i bonus fiscali, Sì. come sensazione che ho io a pelle, mi pare che fino adesso il mondo che lei ha giustamente descritto, no, dell'efficientamento energetico, si sia basato molto di più su metodi. Mi perdoni la semplicità, su metodi tabellari piuttosto che analitici, nel senso soluzioni che arrivavano sul mercato senza particolari studi da parte dei professionisti, quindi assunzioni di verità e quindi senza un particolare know-how che poi dopo si formava da parte dei professionisti. Mentre mi pare che adesso, negli ultimi anni, questo gap sia molto diminuito e quindi ci siano anche molti più studi dietro. Per rispondere a quello che lei osservava, io ricordo che parlando proprio della storia di tutta il percorso di efficientamento energetico legislativo nazionale, all'inizio, parliamo della legge 10, si parlava di prestazione energetica, no? Successivamente, però, la prestazione energetica che veniva valutata con la legge 10 e che non aveva avuto nessun effetto perché troppo complessa, si parlò della prescrizione energetica. La prescrizione è la tabella che lei dice, tant'è che il decreto 192 esce con le prescrizioni sulle trasmittanze e da lì è partito tutto, perché dare una prescrizione su una trasmittanza, uno sa che anche se non è dentro proprio nella termotecnica, ma sa che se metto tot spessore isolante, sto dentro a quel parametro. Quindi, noi sappiamo benissimo che la prescrizione energetica non portava a una progettazione energetica, era la prestazione energetica che portava
porta a una progettazione energetica, però la prescrizione funzionava. Ora, adesso sono passati tanti anni e possiamo finalmente ricominciare a parlare di prestazione energetica, quindi metodi complessi come quelli che ho fatto vedere io, svincolandoci dalla prescrizione, perché come dicevo prima, ma lei se c'ha 1 m² di parete opaca, ma che la verifica a fare la trasmittanza termica? Si rende conto? Cioè si rende conto che lei fa un calcolo su 1 m² magari di cappotto esterno e tutto il resto sono serramenti? Ma perché? Perché la prescrizione si sa bene che è molto molto limitante nella progettazione. La prestazione invece dà un parametro fondamentale in mano al progettista, il quale è lui che si gestisce come andare a fare l'edificio per avere una prestazione finale. Io ti dico, voglio consumare poco, non ti do prescrizioni, ci pensi tu. Però così non funzionava, non funzionava. Tant'è che all'inizio, nel 2005, si eliminò l'aspetto prestazionale della legge 10 passando a una prescrizione. Effettivamente ha funzionato, funziona ancora oggi col superbonus, però secondo me è molto limitante per quanto riguarda la progettazione e la possibilità di dare in mano al progettista. Ma pensi pure alle rinnovabili, adesso abbiamo il 199, il nuovo decreto, ma perché dobbiamo decidere noi quanti pannelli mettere? Ma insomma, il progettista cosa ci sta a fare? Fa il ragioniere alla fine, perché mi dai la formuletta, mi dai i pannelli, io faccio il ragioniere, quindi un ragioniere è uguale progettista, ma non funziona così. Se io invece ti dico, guarda, alla fine voglio consumare poco, fai quello che puoi, no? Progetta l'edificio, solo che se, come era all'inizio, se la strada fosse stata quella già nel 2005, a quest'ora non avevamo assolutamente niente, perché non c'era la progettazione energetica. Adesso invece si può cominciare a ragionare di nuovo sulla progettazione energetica, ovvero dare al progettista meno paletti, meno vincoli e lasciare appunto da questo punto di vista. Lasciargli più libertà, lasciargli più libertà, più espressione della propria Assolutamente. professionalità, ecco. Assolutamente, perché oggi ci sono tante strade per raggiungere il basso consumo energetico. Siamo arrivati, abbiamo tantissime tecnologie, quindi non c'è più bisogno di tutte queste prescrizioni. Ok, nessuno Certo. più Guardi, oggi io faccio. farà un cappotto con 1 cm isolante, non lo farà più nessuno, perché si sa benissimo cosa si va incontro, insomma, con un solo 1 cm isolante. Le faccio due domande che sono arrivate, che mi sembrano una molto puntuale e una un pochino più generica, per chiudere il suo intervento. Allora, l'iniezione di poliuretano nell'intercapedine o camera d'aria tra pareti esterne consente di ottenere valori di trasmittanza efficaci per avere il salto di due classi? Forse Allora, prima di mancano un po' di tutto, condizioni al contorno. sì, allora, è chiaro che il salto di due classi si ottiene attraverso un calcolo di un fabbisogno di energia globale, no? Perché chiamiamolo così. Quindi raggiungere le due classi solo e esclusivamente con un isolamento in intoccapedine non è possibile rispondere, no? Bisogna vedere come dicevo prima, se io ho 1 m² di parete a cassetta, ci fa l'isolamento intercapedine, cosa vuole raggiungere? Assolutamente niente. Quindi ovviamente sta dentro un coso. Per quanto riguarda il discorso dell'isolamento, lì sappiamo benissimo che il problema sono i ponti termici. Il problema sono i ponti termici. Oggi i ponti termici devono essere tutti corretti, perché altrimenti andiamo a fare un intervento di isolamento e rischiamo di avere la formazione di muffa all'interno delle nostre abitazioni, che sarebbe una cosa gravissima. Consumo poco, però peggioro la salubrità all'interno del mio ambiente. Quindi è molto più complesso ragionare sull'isolamento nell'intercapedine. Certo che rispetto a un cappotto interno, isolare un intercapedine vuol dire comunque avere ancora il forato interno che ci dà una mano per quanto riguarda l'accumulo termico, ma anche penso a tutta la parte impiantistica, insomma. Grazie.
Oltre ai complimenti che le sono arrivati, le faccio un'ultima domanda. Allora, pertanto si consiglia di studiare bene quelli che sono i materiali da utilizzare e delle loro caratteristiche. Assolutamente sì. Studiare bene i materiali, come vengono praticamente composti nelle strutture per quanto riguarda sia le pareti che i solai. Però, come dicevo prima, i parametri che abbiamo visto prescrittivi sono semplici da calcolare. Quindi si riesce ad avere una prima idea del comportamento di queste strutture nel nostro edificio. Però per avere un'idea globale del comportamento dell'edificio, purtroppo bisogna utilizzare dei metodi dinamici orari che oggi sono disponibili anche nei classici software che si utilizzano per comprendere come l'inerzia gioca un ruolo fondamentale. Quindi non solo studiare la singola struttura, il singolo pacchetto, ma inserirlo nel nostro involucro, ok? Quindi che avrà un certo orientamento, avrà un rapporto superficie vetrata rispetto a superficie opaca, avrà un sistema di ventilazione, un sistema impiantistico, quindi un aspetto globale che può farci capire quanto pesa quello che noi stiamo valutando in quella struttura sul fabbisogno totale. Ripeto, se pesa poco è inutile stare a fare il pelo di come andare a posizionare o che tipo di materiale utilizzare. Se invece questo pesa moltissimo, è ovvio che va studiato in dettaglio. Questa è la mia indicazione di massima. Va Bene, bene? la ringrazio Ok, grazie a professore voi. e lasciamo a questo punto la parola all'ingegner Sonaglia che entrerà un pochino più nel dettaglio proprio di queste tematiche e ci dirà nel suo intervento di circa mezz'ora come progettare involucri energeticamente efficienti, quindi sotto fondi ad alta tecnologia, perché vi ricordo che oggi il tema è proprio massetti o sottofondi come vogliamo chiamarli, ecco. Quindi lascio la parola all'ingegner Sonaglia. Allora, come anticipato da Costanzo e come anche tu nell'introduzione, diciamo io farò una presentazione di quelli che sono un po' i materiali che possono essere utilizzati per raggiungere quelle prestazioni che appunto accennava prima Costanzo di Perna. Allora, partiamo un attimo da una piccola presentazione di chi è Diasen, no? Diasen è un'azienda che da più di 20 anni praticamente lavora nel campo della sostenibilità dei materiali per edilizia, specificatamente di edilizia green. Noi abbiamo l'abitudine di raffigurare la Diasen con questo parallelismo dell'umanesimo sostenibile, proprio come raffigurato nel quadro che poi vedete anche alle mie spalle, dove praticamente viene raffigurato l'uomo vitruviano che ha le radici ben salde nel territorio e ha diciamo, le braccia che protendono verso il verde, verso il green. Allora, questo per spiegare un po' quella che è la filosofia della Diasen, cioè noi tutti i nostri materiali li costruiamo partendo da materie prime, diciamo, del territorio, materie prime nostre e quindi storiche, per crearne dei materiali che hanno una visione al futuro, una visione a quelle che sono le prestazioni, le normative, quelle che sono i requisiti appunto di legge, ma anche andando anche un po' oltre e chiaramente rispettando anche le ultime normative relative al bonus, al super bonus e quant'altro. Ora, andando avanti, chiaramente diciamo che questa missione della Diasen chiaramente parte da tanto tempo fa, nel senso da più di 20 anni la Diasen parla di comfort, da più di 20 anni la Diasen parla di benessere, tanto è vero che ci definiamo degli instancabili fautori di comfort perché? Perché nei nostri prodotti uniamo tecnologia, unicità e futuro, diciamo, dando futuro per il bene e bello dell'uomo. Questa è una frase forte che racchiude quelle che sono appunto le mission, la mission e la filosofia aziendale.
Andando avanti, diciamo che non so se ancora sentite, ma ho visto un attimo che si era bloccato lo schermo. Allora, andando avanti, diciamo che tutti questi prodotti che la Dias realizza per dare comfort rispecchiano quella che è l'idea del costruire Mediterraneo, cioè Sentiamo, Simone, abbiamo sì. sempre sentito bene, semplicemente era il momento del test. Ah, ok, perfetto. Allora, ripartiamo, quindi diciamo, eravamo fermi credo qua, e ora dicevo che le tecnologie appunto della Diasen nascono con l'ottica di rispecchiare quella che è l'idea del costruire Mediterraneo. Cosa significa costruire Mediterraneo? Costruire Mediterraneo significa costruire degli edifici che possano essere confortevoli utilizzando materiali di prossimità, come definito nella slide, ovvero materiali che sono utilizzati da tempo e che praticamente, così dire, da sempre sono stati al centro dell'idea del costruire secondo la tradizione e costruire secondo quelli che sono appunto i parametri classici delle esigenze climatiche dettate dai popoli del Mediterraneo. Ora, in Diasen come viene interpretato questo costruire Mediterraneo? Viene interpretato utilizzando dei materiali che sono appunto di natura mediterranea, ovvero noi partiamo dal sughero, che è la materia prima centrale nella filosofia dei materiali Diasen per una serie di ragioni che poi andremo ad analizzare, e a questo uniamo argilla per le prestazioni principalmente termiche, resistenza all'umidità, eccetera, polveri diatomeiche e calce idraulica naturale come legante. Chiaramente il sughero, come dicevo prima, è centrale nella filosofia Diasen e chiaramente è un materiale che abbiamo scelto come centrale nei nostri materiali. Perché? Perché innanzitutto, per chi non lo sapesse, il materiale è un materiale che si ricrea ogni 10 anni, quindi la corteccia e l'albero di sughero, della quercia da sughero, ogni 10 anni viene appunto rigenerata. Questa corteccia che noi andiamo a lavorare nei nostri stabilimenti ha delle prestazioni importantissime, ovvero il sughero resiste all'umidità, il sughero ha prestazione termica, il sughero è leggero, il sughero è altamente poroso e il sughero dà una elasticità, resistenza meccanica e proprietà acustiche. Tutte queste noi le andiamo a racchiudere nei nostri materiali, unendone chiaramente tutte le prestazioni del sughero, ma anche tutte le prestazioni delle materie prime che abbiamo visto prima, ovvero calce, ovvero argilla, ovvero polveri diatomeiche e quant'altro. Chiaramente abbiamo detto che la Diasen ha dei materiali che danno comfort, ma che chiaramente hanno anche un parametro molto elevato di sostenibilità. Bene, noi la sostenibilità l'abbiamo certificata secondo i parametri che potete vedere nella slide, ovvero il parametro LEED, ovvero il prodotto e i prodotti Diasen danno dei punteggi LEED perché sono appunto mappati LEED secondo gli standard del Green Building Council. Oltre a quello, il materiale ha l'LCA e chiaramente con l'LCA ha una certificazione ambientale EPD che ad oggi è molto centrale e indispensabile per il calcolo dei CAM secondo le regole del Superbonus. Oltre a quello, i prodotti Diasen, chiaramente, viste le materie prime utilizzate, sono BioC-free, quindi contribuiscono alla qualità dell'aria indoor perché non hanno emissioni di sostanze organiche volatili, quindi non hanno quelle che sono, diciamo, emissioni in atmosfera e quindi vanno a tutelare la salute diciamo, l'utilizzatore degli ambienti. Non ultimo, la Diasen è una B Corp. B Corp cosa significa? La Diasen è una benefit corporation, ovvero la Diasen diciamo, contribuisce e dà beneficio a tutta quella che è la promozione di cultura e benessere abitativo, ma anche lo sviluppo di ambienti di lavoro sani, ambienti di lavoro soddisfacenti, unito a modelli produttivi di economia circolare, visto che il sughero appunto è
una materia prima circolare perché si rigenera. Oltre a questo, chiaramente riesce a dare anche alla comunità una centralità. Infatti, ci occupiamo spesso anche di dare, diciamo, contributo alla sistemazione e comunque alla valorizzazione di alcune opere del territorio. Ora, parlando di un po' di storia, noi diciamo nasciamo con diatonite molti anni fa, perché da 20 anni che produciamo diatonite, e i primi sacchi di diatonite erano quelli verdi in plastica, quindi molto poco ecologici, che poi venivano uniti con il sughero, cioè, avevano il sughero, venivano uniti in cantiere con il cemento, addirittura per farne un premiscelato da utilizzare come intonaco e come mazzetto. Poi da lì la DIA se ne ha sviluppato la gamma prodotti, creando quello che è stato per molti anni diciamo un prodotto centrale nell'isolamento termico, ovvero la Diatonite Evolution Lambda 0045, molto leggera perché parliamo di un peso di 360 kg m3, e questo era un prodotto già premiscelato perché all'interno aveva la calce idraulica naturale, calce idrata, e quindi riusciva a dare un isolamento all'esterno. Poi, per quanto riguarda gli intonaci dalla Diatonite Evolution, siamo arrivati qualche anno fa a una Diatonite Thermactive con Lambda 0037, e questo per quanto riguarda il mondo degli intonaci. Per quanto riguarda il mondo dei mazzetti, chiaramente la Diasen ha avuto in gamma e ha tuttora la Diatonite Mazzetto, quindi un peso di 600 kg m3 con un Lambda 0060. Ora, la Diasen dove si pone nel mondo dei mazzetti? Facendo un po' di stato dell'arte, diciamo nell'uso comune del mazzetto, troviamo il mazzetto tradizionale che per normativa viene definito con un peso tra 1800 e 2000 kg m3, e questo è un mazzetto chiaramente non isolante. Poi in commercio esistono dei mazzetti alleggeriti che vanno per lo più tra gli 800 e i 1500 kg m3, e hanno un lambda che oscilla tra 0,4 e 0,1 watt su metro Kelvin. Ora, la normativa 13.813, che è detta, diciamo così, requisiti normativi per mazzetti e materiali per mazzetti, definisce che la resistenza minima a compressione di un mazzetto per poter essere appunto pavimentabile deve essere di 5 newton al millimetro quadro. Oltre quello, detta anche la resistenza a compressione minima a flessione, che deve essere uguale o maggiore a 2 newton al millimetro quadro. Oltre quello, detta anche la conducibilità termica, che deve essere dichiarata e che chiaramente è un parametro, è un requisito fondamentale per definire appunto quello che è l'isolamento di un materiale da mazzetto. Ora, andando ancora avanti, in uno stato dell'arte, solitamente i mazzetti possono essere di due tipi fondamentalmente, o bistrato o monostrato, ovvero bistrato quando andiamo a mettere un materiale da sottofondo alleggerito, sopra quello solitamente andiamo a mettere un mazzetto di supporto, cosiddetto da normativa, che ha la resistenza a compressione idonea per poi poter sopportare il peso del pavimento e il peso, diciamo, degli oggetti e quant'altro. L'altra tecnologia è quella del mazzetto monostrato, ovvero un mazzetto unico che ha la resistenza a compressione minima di 5 newton al millimetro quadro, come vedevamo appunto nella slide di prima della normativa. E qui Diasen si pone nella tecnologia del mazzetto monostrato, ovvero Diasen ha un mazzetto che può essere direttamente pavimentabile perché ha una resistenza minima a compressione di 5 newton al millimetro quadro. Tutto questo chiaramente va a farci risparmiare spessore, ma va a farci risparmiare a livello progettuale anche quelli che sono i passaggi. E chiaramente sappiamo tutti che il binomio spessore e passaggi applicativi vanno a incidere sul progetto, vanno a incidere sui costi progettuali e sui tempi progettuali. Questo è come diciamo, si rende l'aspetto del mazzetto Diasen. Quindi abbiamo un mazzetto che è un mazzetto semifluido,
È un massetto che ha un aspetto abbastanza ruvido perché comunque all'interno abbiamo del sughero con granulometria fino a 3 mm e quindi diciamo è un massetto che è abbastanza ruvido, è consistente e va applicato, diciamo, e si può applicare sia a mano che con macchina intonacatrice. Questa è la stratigrafia classica che noi andiamo a mettere all'interno dei nostri progetti, ovvero il massetto che sta al punto 3, massetto Diasen direttamente pavimentabile. Ora abbiamo detto quelle che sono le caratteristiche del massetto Diasen, quindi un massetto direttamente pavimentabile, un massetto resistente al fuoco, ecologico, isolante acustico e permeabile. Ora, da parte di tutti i nostri progettisti con cui collaboriamo giornalmente, c'era la richiesta di avere un massetto ancora più termico, sempre con una resistenza maggiore o uguale a 5 newton al millimetro quadro, con un basso spessore capace di accumulare calore per migliorare il comfort e rendere il tutto più leggero possibile. Da questo è nato Diatonite Thermostep 047, che è il nuovo massetto della Diasen che si va ad affiancare alla Diatonite massetto che avete visto qualche slide fa. Questa Diatonite Thermostep 047 cosa ha di pregio? Ha di pregio che ha un peso specifico di 380 kg/m3, quindi molto leggera, ha una resistenza di 5 newton al millimetro quadro, chiaramente si può applicare a partire da 3 cm di spessore, ha un lambda di 0,047 e chiaramente tutto questo come è stato possibile ottenerlo a partendo dalla diatonite massetto che avevamo. Noi ci siamo alleggeriti, chiaramente, passando da 600 a 380 kg/m3, vista l'esperienza che la Diasen ha all'interno dei premiscelati, e chiaramente per raggiungere con questo peso una resistenza di 5 newton al millimetro quadro, la Diasen ha unito e ha valutato meglio e studiato quella che è la curva granulometrica delle materie prime, ovvero grazie al bilanciamento della curva granulometrica, come vediamo in grafico, ha il 50% delle materie prime all'interno, ha una granulometria maggiore a 1 mm e il 50% delle materie prime è compreso tra 0 e 1 mm. Quindi con una curva granulometrica ben distribuita e omogeneamente distribuita si è potuto raggiungere con il peso di 380 kg/m3 una resistenza di 5 Nm². Tutto questo non tralasciando la classe A direzione al fuoco e quindi, Diatonite Thermostep, andiamo a fare un quadro riepilogativo, diciamo, massetti tradizionali sabbia e cemento hanno un peso 1800-2000, massetti alleggeriti per lo più stanno tra, anche secondo il dettame normativo, tra 800 e 1800, noi ci andiamo a porre a 380. E con un lambda, appunto, come vediamo in slide, di 0,047, quindi altamente isolato. Questo è un grafico per dare un'idea di dove intendiamo piazzarci. Riprendendo la slide e quanto detto da Costanzo Di Perna al prof, chiaramente anche per un massetto la diffusività termica è cosa secondo Diasen va meglio a sintetizzare quello che è il comfort. Come vediamo la slide, il comfort, diciamo la formulina che vedete, questa è molto semplice rispetto a quelle di Costanzo che mostrava prima le slide, dove abbiamo il numeratore, il lambda, e il denominatore abbiamo la moltiplicazione tra peso e calore specifico. Chiaramente il lambda identifica quanto più il materiale riesce a schermare termicamente la superficie e diciamo, il denominatore, quindi la moltiplicazione tra il peso e il calore specifico, identifica quanto più il materiale è capacitivo, quindi quanto più il materiale riesce a contenere, diciamo, freddo e caldo. Ora, tanto più il valore è basso, tanto più il materiale è, diciamo, capacitivo e schermante. Come vediamo, il valore della diatonite termostep è 0,124, quindi un valore molto basso, e un valore chiaramente che identifica un elevato comfort. Questo elevato comfort noi abbiamo definito la nostra diatonite termostep come il termopavimento, giocando sul fatto che chiaramente è un equilibrio, perché abbiamo visto la curva granulometrica, ma dinamico
del benessere perché in calcoli dinamici questo materiale riesce a performare molto bene. Ora vi voglio dimostrare, diciamo, un paio di calcoli, un paio di casistiche dove noi ci stiamo muovendo molto, molto bene. Una è la ristrutturazione del balcone. Qui vedete in questi due disegni dove diciamo, il numero uno, quindi è il terrazzo, diciamo la parte verticale 2-4 è la parete e chiaramente la parte 3, quindi quella a destra, è il solaio interno. Chiaramente, tanto più isoliamo il terrazzo, tanto più andiamo a ridurre il calore entrante. Quindi andiamo a diminuire quello che è diciamo, lo sforzo che poi avrà l'isolante interno. Detto questo, questo che succede? Questo noi lo possiamo fare con diatonite termostep 0,47 perché? Perché andiamo a lavorare sicuramente a basso spessore. Oltre a quello, lavorando a basso spessore, diamo un elevato isolamento e chiaramente riusciamo a lavorare con velocità di posa perché siamo un monostrato e tutto questo va a portare un risparmio energetico perché chiaramente io tengo il freddo e tengo il caldo il più lontano possibile dall'interno della struttura. Un paragone con un pannello in aerogel, vediamo come una soluzione monostrato di diatonite termostep contro una soluzione bistrato vanno a dare a parità di spessore chiaramente una massa superficiale molto minore perché abbiamo una massa superficiale di diatonite termostep che è 15,2 kg metro quadro contro la soluzione bistrato che va intorno ai 50 o più di 50 kg metro quadro. La trasmittanza termica, altro parametro chiaramente descritto abbondantemente da Costanzo prima, va a dimostrare come una soluzione con 15 kg metro quadro può dare una trasmittanza termica di 1, mentre una soluzione bistrato con un aumento forte di massa superficiale va a dare una trasmittanza di 1,1, quasi 1,2. Oltre a quello potete vedere slide che abbiamo un parallelismo di sfasamento, una trasmittanza termica periodica molto più bassa, e un'attenuazione parallela. Quindi questo per definire come una soluzione monostrato rispetto a una soluzione bistrato, molto prestazionale perché parliamo di una soluzione a pannelli, va a dare delle prestazioni diciamo molto competitive. Un'altra soluzione che andiamo ad analizzare è quella del solaio interno, ovvero qui andiamo ad analizzare una soluzione sempre bistrato contro una soluzione monostrato, e qui andiamo a vedere come lo spessore totale della soluzione Diasen va a 6 cm per una trasmittanza di 0,70, la soluzione bistrato va a uno spessore di 15 cm per una trasmittanza di 0,69. Quindi a pari trasmittanza abbiamo uno spessore molto più basso, molto più tradotto più della metà. Più della metà. Come potete vedere anche qui la massa superficiale è molto minore perché andiamo a una massa superficiale di 135 kg metro quadro, soluzione a sinistra, contro una massa di 23 kg metro quadro. Tutto questo va a dimostrare come una soluzione basso spessore, una soluzione molto leggera ma altrettanto prestazionale sotto il punto di vista della conducibilità termica e della diffusività termica, può dare un isolamento chiaramente senza caricare strutturalmente sia il balcone che il solaio interno. Diciamo, queste sono un po' ecco, appunto, le soluzioni che Diasen va a diciamo descrivere e dettagliare. Con questo io ho terminato la presentazione. Allora, sono arrivate delle domande, però alcune sono arrivate molto presto, quindi all'inizio del tuo intervento, quindi non so se alcune sono, dovrai dire delle ripetizioni. Te le vado a riportare. Allora, vabbè, la prima che è arrivata proprio all'inizio del tuo intervento, che secondo me probabilmente voleva essere anticipataria, era isolamento sopra e sotto massetto? Punto interrogativo. Qui la prima risposta, Andrea, chiaramente come hai anticipato tu, la risposta è già stata nelle slide. Noi abbiamo una soluzione monostrato e quindi una soluzione che non va né sopra né sotto, ma è monostrato. Quindi
abbiamo un solo materiale che fa sia sottofondo isolante che massetto di finitura. Quindi questa è la risposta. Ok, io adesso le leggo giustamente per correttezza perché ecco. Allora, un'altra domanda. Nel passetto viene posta la barriera al vapore e dove viene posta? Anche nel caso nostro, la barriera a vapore come soluzione monostrato viene posta al di sotto del massetto, chiaramente. Quindi, come tecnologia classica, diciamo, di posa di un massetto monostrato. Nel caso nostro, Diasen, come barriera a vapore, propone in accoppiamento al massetto una soluzione Diasen che è il Wattstop, che è un prodotto epossi-cementizio tricomponente che fa barriera a vapore con una resistenza di 9 atmosfere. E mezzo, quindi 9,5 atmosfere, in spinta positiva e spinta negativa. Ok, ti faccio una domanda unica, ce ne sono due o tre dello stesso tenore. Sostanzialmente una comparazione dei costi tra la soluzione di un massetto tradizionale rispetto ad un massetto di Atonite Thermostep. Chiaramente valutate voi, ecco, poi dopo potete anche valutare di rispondere privatamente, decidi tu. Chiaramente sono domande che sono ricorrenti, ecco. Allora, io dico questo, chiaramente oltre le analisi termiche che abbiamo fatto, tra l'altro con il nostro software sviluppato in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche Diaterm, che potete appunto non scaricare ma fruire gratuitamente andando sul sito www.diaterm.net. E dopo i calcoli, chiaramente, in una presentazione interna avevamo anche l'analisi dei costi fatti con il DEI. Ora io le ho tolte chiaramente per correttezza professionale. Quindi, chiaramente, Andrea, invito i richiedenti a fare delle analisi puntuali con il nostro reparto, commerciale. Quindi questa è la risposta più corretta dal punto di vista, tecnica, no? E tecnologica. Però do un piccolo accenno dicendo che nei nostri calcoli, come ho fatto nelle slide, non andiamo mai a paragonare chiaramente un massetto con la nostra soluzione. A volte ci troviamo a paragonare una soluzione bistrato con una soluzione monostrato e in questi casi siamo altamente competitivi. Quando ci andiamo a confrontare con una soluzione monostrato, chiaramente siamo molto competitivi, ovvero siamo più o meno sullo stesso costo di un'altra soluzione. Quindi con soluzioni bistrato siamo molto competitivi, con soluzioni monostrato siamo altamente competitivi. Però chiaramente per correttezza chiedo appunto ai richiedenti di contattarci privatamente per fare degli studi puntuali molto più dettagliati. No, sei stato chiaro ed elegante, diciamo, quindi non guardiamo solo i costi, guardiamo anche l'analisi costi-benefici. Allora, un'altra domanda, poi l'ultima, vedo che è già arrivato l'architetto Rodio. C'è scritto, dunque, l'isolamento di terrazzo di copertura abitazione, punto interrogativo. Immagino che intenda il lastrico solare. Prova, non so, allora te la ripeto, l'isolamento di terrazzo di copertura abitazione. Se magari cercate di essere anche meno stringati, così riusciamo a dare una chiave di lettura corretta, ecco. Noi con la nostra soluzione, quindi di Atonite Massetto e ora di Atonite Thermostep 047, possiamo chiaramente fare isolamento sia su terrazze, come ho mostrato nella slide, su solaio chiaramente, ma anche sul lastrico solare, ovvero la soluzione è versatile perché di fatto è un massetto di finitura isolante. Quindi, essendo molto leggero, come ho descritto nelle slide, chiaramente è idoneo anche per applicazioni sul lastrico solare. Essendo molto leggero, è altamente prestazionale per isolamento del balcone, perché chiaramente in entrambe diciamo, le progettualità, quindi balcone e lastrico solare, è una soluzione che porta un elevato isolamento senza appesantire la struttura.
Quindi la risposta è sì, è possibile utilizzarla in ambo le progettualità. Ok, grazie. Anche nel tuo caso ci sono diversi complimenti, oltre un'aggiunta di nello stesso che aveva fatto una delle domande precedenti riguardanti i costi, che dice questa dei costi è sicuramente confortante. Quindi te lo comunico, ecco. Allora, diamo la Grazie. parola a questo momento all'architetto Rodio. Siamo stanchi di teoria, andiamo a sporcarci le mani. Quindi andiamo a vedere cosa vuol dire l'esperienza di posa in cantiere di questi prodotti. Questo è un aspetto forse più interessante rispetto alle teorie, perché poi si deve vedere poi coinvolto in cantiere l'utilizzo e la posa dei materiali idonei. L'importante è legarci a quanto detto col professor Di Perna, quando si faceva riferimento alla conoscenza dei materiali prima di adoperarsi in una ristrutturazione. Nel nostro caso in studio avevamo avuto una richiesta quasi in emergenza, perché in un appartamento a piano sesto, che è un fabbricato per 7 piani, si avvertivano fortissimi rumori dal settimo piano. Analizzando il fabbricato ci siamo resi conto che il solaio e le pareti non erano ben strutturate in fase di progettazione iniziale. L'intervento nostro doveva migliorare le caratteristiche tecnico-prestazionali, sia termiche che acustiche. In questo caso dovevamo soffermarci più. Sì. Architetto, mi scusi, le chiedo di stare un pochino più vicino al microfono. Ok, sì. Allora, sì, nel nostro Grazie. caso, fin dove si è sentito bene. Comunque, No, no, si è sentito, però alcune volte se si allontana un pochino si sente la voce bassa. Grazie. ok. No, nel nostro caso, noi dovevamo intervenire in un appartamento per poter isolare quanto più possibile acusticamente l'ambiente del settimo piano, dove si producevano rumori in realtà di studio, perché in famiglia il figlio suonava, studiava pianoforte. Un pianoforte a coda fortemente rumoroso. L'appartamento era tradizionale, una tecnica costruttiva di fine anni 80, inizio 90. Ancora le tecniche non erano tanto affinate per poter isolare al meglio le strutture interne. Facendo ricerche dovute, ci siamo soffermati in studio nell'analizzare i massetti e i fibro rinforzati. Perché? Perché la combinazione del fibro rinforzo ci dava un aiuto maggiore. L'aggiunta proprio di fibra aumentava le proprietà meccaniche del massetto, migliorandone anche la duttilità, la resistenza, la fatica e la durabilità. Trovandoci anche in un settimo piano, avevamo necessità di alleggerire quanto più possibile il massetto. Il carico, avevamo ben 12 centimetri di spazio da riempire, di vuoto da riempire, è la tecnica da svolgere alla tradizionale. Consultandoci, in questo caso proprio con l'azienda Diasen, abbiamo trovato una soluzione ottimale. Anzi, le risposte ci hanno restituito ancora di più dei valori migliori rispetto a quelli previsti. Il massetto in questo caso è un massetto fibro rinforzato con fibra di sughero, spessore variabile fino a 3 mm, e ci ha dato la possibilità di ottenere, come dicevo prima, proprio delle caratteristiche ottimali. Per quel che riguarda i sottofondi, realizzandoli proprio mediante l'impiego di malte rinforzate, proprio col fine di dosare il fibro rinforzo, questi vantaggi ci hanno legato a una struttura del solaio distribuita poi per tutto l'appartamento e ci ha consentito anche di posare direttamente ceramica o parquet. Vado avanti perché in questo caso faccio vedere adesso l'appartamento che dovevamo. Si vede? Non so se. Pronto? Si vede. Ok, va bene. L'appartamento è questo. Il nostro punto di emissione fortemente sonora era l'ambiente del soggiorno di Vanoletto, poi trasformato
in sala, diciamo quasi sala studio per il figlio, per il pianoforte. Quello che abbiamo dovuto analizzare nell'immediato era quanti decibel si producevano per poter intervenire al meglio. Il massetto che noi stavamo ipotizzando, quello del fibro rinforzo, con i granuli di sughero fino a 3 mm, ci dava anche una possibilità di abbattere fino a 50-58 decibel. È un massetto, questo della Biese nello specifico, naturale, pronto all'uso, facile nella realizzazione, però un po' più meccanico nella posa, perché si presenta con un aspetto molto colloso, perché essendo naturale, alla fine ha un aspetto quasi come se fosse una resina. Nella stesura, nell'impiego della matta, la staccia deve essere ben tirata e i punti guida, opportunamente tirati e livellati, aiutano molto bene proprio nella posa e nel riempimento delle vasche fra i punti di guida stesso. Vado avanti perché faccio vedere proprio tecnicamente quello che abbiamo fatto, così andiamo nel dettaglio. Svuotato, demolito tutto l'esistente, posando i nuovi impianti, l'importanza sulla tubazione nuova era quella di chiuderli, di chiudere con una matta tradizionale, creare proprio delle calotte. Adesso cosa si veniva a creare? Tra la calotta in superficie agli impianti e la posa finale del pavimento, quindi il livello della posa di pavimento, noi dovevamo tenerci sempre al di sopra dei 3 centimetri. Laddove non avevamo questa misura, era opportuno mettere qua fogli di rete elettrosaldata di casa. Andando avanti, faccio vedere sempre gli impianti. Ecco, questa è la chiusura degli impianti. Fissare bene a terra, chiuderli e passare con la malta, e la chiusura è la stessura della. Mi sono andato avanti, ho invertito, ecco qui. Ok, è la stessura del primo tappetino. Abbiamo ipotizzato. Se posiamo sopra la chiusura degli impianti un primo tappetino con isolante, forse riusciamo a creare ancora di più un massetto galleggiante, che è quello che poi alla fine ci dà come risposta ottimale l'isolamento acustico. Abbiamo creato un sandwich. Il tappetino con isolante risultato poi lungo le pareti, fino all'altezza ottimale per poter coprire tutto il pacchetto del massetto del pavimento, è stato steso su tutta la superficie del pavimento e andando avanti, lo facciamo vedere, dopodiché si è preparato alla posa dei punti guida, delle linee per poter raggiungere il livello ottimale del massetto. Questi sono i punti guida. Tra punto guida e punto guida si suggeriva di avere una distanza non superiore ai 2,5 metri, proprio per facilitare la stesura, perché, ripeto, il materiale, questo massetto, si presenta molto rinforzato, quasi molto duro, colloso, però con dei movimenti molto lineari e ben calibrati, si riesce a stendere facilmente. Il riempimento, poi, ecco, questa è la fase del riempimento fra le due fasce, si stende normalmente come un comune massetto, si prepara in betoniera o si può anche spruzzare con le macchine idonee, anche da intonaco. Il riempimento poi ci ha dato questa formazione finale. Diceva prima Simone Sonaghi della Diasen, sì, il massetto alla fine ha un aspetto molto rugoso, molto quasi rude. In realtà è la caratteristica di questo massetto, perché essendo ricco di fibre e di sughero, la rugosità del massetto ci dà proprio la caratteristica finale dell'assorbimento acustico. La
laddove si presentano delle discrepanze oppure delle piccole lesioni, come queste per esempio, si possono sigillare facilmente con un silicone, funge da quasi da aggiunto. Andando avanti, io faccio vedere cosa abbiamo fatto. Subito dopo sul mazzetto abbiamo chiuso il nostro sandwich con la posa del materassino, del tappetino con isolante, risvoltandolo sempre lungo le pareti. Questo procedimento cosa ci ha dato? Ci ha garantito che il materassino mazzetto, io poi alla fine l'ho definito così perché è un sandwich, fosse galleggiante rispetto alla struttura del pavimento, perché noi dovevamo staccarci dalla struttura esistente nel fabbricato, non dovevamo dare continuità alla struttura. E alla fine, poi per migliorare anche le prestazioni lungo le pareti, abbiamo coinventato sempre per una prestazione migliore acustica. Se vado avanti, la definizione finale dell'appartamento si presentava così. Questo è il locale bagno, ripeto, l'abbiamo fatto in tutto l'appartamento, l'operazione, e la sala finale, poi per il figlio che ci ha ringraziato perché non riusciva a suonare, è questa. Cosa abbiamo ottenuto in realtà come prestazioni poi finali? Abbiamo avuto un abbattimento al di sotto delle soglie che noi volevamo raggiungere. Addirittura dovevamo tenerci sotto i 3 decibel notturni e 5 diurni, noi siamo andati in meno 4,1. Posso vedere, poi dopo posso far vedere un attimo un'analisi. Esatto, allora, non so se si vede. Sì, si Non so vede, se si riesci a vede. vedere questa Si tabella. vede, si vede, si vede, Allora, architetto. la tabella cos'è? In realtà la famiglia A e la famiglia B erano gli appartamenti al di sotto della nostra unità in ristrutturazione. Tra la pittura iniziale, finale, di produzione durante l'attività del pianoforte abbiamo raggiunto dei decibel in negativo. In realtà la lettura, poi col fonometro calibrato dall'ARPA, che poi è l'ente che in Calabria gestisce quelle misurazioni, siamo riusciti a scendere al di sotto della soglia dei 3 decibel, siamo a meno 4,3. La mia testimonianza come studio di architettura qui vuole proprio a rassicurare che oltre all'aspetto termico, il mazzetto ci conforta molto anche sull'aspetto acustico. Certo, le accortezze sono quelle della preparazione del sottofondo, della chiusura degli impianti, creare queste calotte, laddove lo spessore del mazzetto si riduce, aumenta, rinforzarlo con una rete zincata, e le bande poi di tappetino con isolante, di svoltarle lungo le pareti, lungo la superficie verticale, fino a coprire tutta l'altezza del mazzetto e del pavimento. Dopodiché si può posare un pavimento normale, si può incollare, piastrellare o, come abbiamo fatto noi, un pavimento in parquet prefinito di 14 mm. Noi volevamo il legno perché ci è stato in modo caldo anche l'ambiente e perché il legno acusticamente ci serviva. La famiglia ben contenta perché poi al rilevamento finale del cofonometro, quando venne ferito, tutti vissero felici e contenti. Questa è la nostra esperienza finale. Io in realtà forse ho finito anche prima, la mia è una testimonianza proprio di cantiere sulla qualità dei mazzetti fibrorinforzati, in questo caso su quelli di Asen che hanno una capacità oltre che termica anche acustica. Questa è la mia testimonianza. Guardi, anche lei è assolutamente veloce. Allora, le faccio subito una domanda che è arrivata, che mi sembra interessante, che dice: quindi tutto il pacchetto che ci ha fatto vedere sta dentro i 12 centimetri? Sì, Ok. anzi, noi avevamo una struttura portante che non era ben livellata. In alcuni punti avevamo 12 centimetri, in altri ne avevamo 8,5, diciamo 8.
Quindi portando poi in piano tutto il massetto, noi siamo riusciti a far rientrare il pacchetto completo. Considerando che il massetto in questo caso via Sen in 5-6 cm rientrava tutto il nostro ragionamento. Superati i 6 cm, l'indicazione era quella di stagionare il massetto per i tempi indicati, erano intorno ai 25 giorni, misurando ovviamente il gradiente d'umidità, e rifare poi una nuova posa, stesura di massetto, fino a compensare la differenza, dello spessore. Noi siamo riusciti a fare poi alla fine in 40-45 giorni il massetto in modo ottimale. In pochi punti abbiamo visionato poi delle piccole lesioni, ma in realtà eravamo anche ad agosto con 42 gradi. Quindi era naturale la rottura. Ok, un'altra domanda che è arrivata. La costituzione di un pavimento in legno, con quali parti è meglio realizzarlo? Pavimento in legno, allora, il pavimento in legno, in questo caso, il nostro caso, il parquet, noi abbiamo fatto un prefinito da 14 mm, oppure il collega chiedeva il pavimento, il sottofondo in legno, struttura in legno, e poi come fare il massetto sopra. Allora, se è sottofondo in Quindi la legno, domanda dice facciamo. solo così, quindi chiedo Allora, facciamo due eventualmente casi, una così magari precisazione. riassumiamo. Allora, se la struttura di partenza è un solaio in legno, Ha precisato, sì, sottofondo ha precisato. ok, in sottofondo, la struttura in legno deve essere preparata, strutturata con un massetto elettrosaldata e tincata. Cioè, bisogna in questo caso forse fare non il monostrato, ma il bistrato, il doppio strato. Noi abbiamo utilizzato il monostrato perché la struttura ci consentiva di operare in un unico oggetto. Con strutture in legno direi che è preferibile fare una prima struttura che rinforzi il tutto e poi andare a posare il nostro pacchetto. Qui c'è più che una domanda, c'è un'affermazione perché me la pongono con punto esclamativo addirittura. Il problema insonorizzazione non ha dovuto toccare il bagno, viste le necessarie pendenze. Allora, il bagno l'ho dovuto toccare. Io il bagno l'ho toccato tutto sia per massetto che per contropareti. In realtà il forte rumore era calpestio e la trasmissione poi ovviamente del suono del pianoforte aumentava ancora di più il fastidio per le unità d'abitazione sottostanti. Il bagno noi siamo riusciti a ottimizzare perché proprio nel bagno ne avevamo 12 centimetri di vuoto, diciamo, da riempire. Quindi siamo riusciti con la tubazione, preparazione, massetto e chiusura a riempire il vano bagno. Lì siamo riusciti. Ok. Allora, qua non sono arrivate altre domande, quindi direi che siete stati oltre che sintetici anche assolutamente chiari. Chiederei agli altri relatori a questo punto, visto che abbiamo un po' di minuti, se si manifestano nuovamente, quindi se ritenete di approfondire delle tematiche che avete lasciato un pochino in sospeso per la troppa, come dire, precisione e solerzia nel presentarle, così vediamo di approfondirle e se volete rimettere le slide avete la possibilità e così arriviamo alla conclusione. Ma guarda Andrea, dal canto mio, diciamo, l'unica cosa a cui farei un attimo un focus è sul discorso del software, anche perché, ripeto, prima ho lasciato, no, la possibilità, poi Costanzo con noi conosce bene cosa di cui sto parlando, perché ha contribuito con noi allo sviluppo e alla creazione del software. Allora,
Abbiamo sviluppato un software insieme all'Università Politecnica delle Marche che si chiama appunto Diaterm, e questo software rispecchia tutto quello che Costanzo ha descritto nella sua presentazione, ovvero tutta l'analisi, diciamo così, termica degli edifici dal punto di vista statico, ma anche tutta l'analisi termica degli edifici dal punto di vista dinamico. Cioè, noi con questo software, in maniera molto user-friendly, molto veloce, perché comunque il software è molto snello sotto il punto di vista della fruibilità, no? Anche proprio dell'iter per fare delle simulazioni, chiaramente ha una grandissima biblioteca di materiali, ma i materiali possono anche essere messi customizzati, quindi se qualche materiale all'interno della libreria non è presente, è possibile aggiungerlo. Oltre questo, l'output, diciamo, che viene dato per il calcolo statico è chiaramente il calcolo termico con la trasmittanza e quindi la classe energetica. Mentre invece per il calcolo dinamico si riesce a fare una valutazione anche dei kilowattora consumati per il riscaldamento e per il raffrescamento. Quindi è una cosa molto utile per dare una veloce e visiva dimostrazione del tipo di isolamento, quanto e come appunto isola sotto il punto di vista dei consumi. Quindi ecco, questa era l'unica, Andrea, precisazione che volevo fare, anche perché i calcoli che ho mostrato nella mia slide sono stati appunto fatti con il Diaterm. Grazie. Quindi diciamo che tutte quelle formule che mi avevano spaventato dal professore, riusciamo a bypassarle grazie alla tecnologia. Sono la base del software, quindi diciamo il software in maniera molto sintetica ha racchiuso tutte le formulone del prof, diciamo. Dal vostro punto di vista, una curiosità, vostro intendo, perché io sono più di estrazione. Mondo delle strutture. Quanto ancora c'è la possibilità di toccare con mano quelle che sono i calcoli e quanti sono necessari gli strumenti informatici? Magari rispondo io. Dipende dagli obiettivi che ci si pone. Attualmente penso che siano fondamentali gli strumenti informatici, nel senso che anche un semplice calcolo di un'ape non si può fare senza un software, insomma. È impossibile pensare di farlo a mano. Quindi non ne parliamo per i calcoli dinamici. Sono più però strumenti, come dicevo prima, finalizzati alle verifiche legislative, più che alla progettazione, no? Mi viene in mente da un punto di vista strutturale, invece la cosa è un po' diversa, perché io magari ricavo quelle che possono essere dimensioni delle strutture, cariche e quant'altro. Da un punto di vista energetico, i software vengono utilizzati per le verifiche legislative fondamentalmente. Quindi nel momento in cui inserisco dentro i miei parametri, c'ho l'ape finale oppure il modulo da mandare all'Enea per il super bonus e quant'altro, insomma. Quindi, però ovviamente quando cominciamo a parlare di un edificio con diversi piani, diversi appartamenti, è necessario per forza l'utilizzo del software, più che altro per un aspetto legato alla geometria. Quindi direi che ormai l'utilizzo del software è un software ancora nel senso che difficilmente oggi riusciamo a legarlo al BIM, ancora questo passo non è così automatico, in quanto l'aspetto legislativo comporta una semplificazione nella valutazione dell'edificio, semplificazione che spesso e volentieri non è presente in un BIM. Ipotizzo una finestra in un BIM, c'è la sua maniglia, c'è le sue cerniere e quant'altro,
a me tutte queste cose da un punto di vista energetico non servono e quindi ancora manca questo passaggio di semplificazione automatica, insomma. Il progettista purtroppo deve utilizzare più software. Penso anche all'aspetto acustico, no? Che ha mostrato prima l'architetto. Anche l'aspetto acustico ci avrà il suo software perché purtroppo c'è tutto il discorso dei percorsi dell'onda acustica da tener conto, dei giunti e quant'altro che devono essere studiati attraverso un software, perché se no altrimenti non si riesce a capire se si riduce o no l'isolamento, insomma, si riduce o si aumenta l'isolamento. Quindi diciamo che ci sono tutta una serie di software quasi obbligatori. Quello che manca, ovviamente, si spera che si possa in futuro avere, è un'unica piattaforma per poter sviluppare la progettazione completa. Da questo punto di vista, io sto vedendo anche quelli che sono i software per la sostenibilità, con i protocolli di sostenibilità, che sono ancora più complessi perché necessitano di tantissimi dati e quindi per poter dare un'indicazione sulla sostenibilità dell'intervento, il progettista purtroppo si deve utilizzare più software riposizionando l'edificio, reinserendo l'edificio da zero in ognuno di questi, insomma. Quindi siamo un po' schiavi ormai dell'informatica, l'informatica però deve cercare appunto di rendere più uniforme gli standard in modo da dare tempo alla progettazione e non all'inserimento degli stessi dati in più software diversi, insomma, questa è un po' la In problematica. merito a questo è arrivata una domanda che chiede, probabilmente puoi rispondere Sonaglia. Facendo i calcoli con Diotherm, possiamo poi citarlo con legittimità? Chiaramente i calcoli con il Diatherm sono legittimi, questo è chiaro, però ovviamente non è un software idoneo per fare un'ape, comunque è un software, come dicevo, più che altro, è un software sicuramente valido dal punto di vista tecnologico, perché comunque diciamo, è stato, se così vogliamo dire, approvato anche no, dall'università, quindi c'è anche un ente accademico dietro. Però non è un software che uno può magari no, utilizzare per un'app e quindi per un certo tipo di ufficialità. Sicuramente noi l'abbiamo creato più che altro per dare un veloce strumento di valutazione, nel senso che, come diceva Costanzo prima, i software, quelli no, diciamo magari a pagamento, quelli più commerciali, sono software che comunque hanno una difficoltà operativa, comunque hanno molti passaggi operativi per fare un calcolo, una simulazione e quant'altro. Il software nasce con l'ottica di dare risposte veloci e di dare risposte quantitativamente valide, ma comunque rapide. Quindi questo è un po' l'anima del software. Sì, anche perché la 52.016 non è legata a nessuna legislazione oggi. Quindi non vi è oggi una legislazione che richiede il calcolo secondo la 52.016. Ci sono dei protocolli di sostenibilità che richiedono calcoli dinamici, ma sono volontari, quindi non sono obbligatori, insomma. Quindi non so se nei prossimi anni assisteremo, come la Commissione europea ha già indicato, al passaggio di metodi dinamici orari, però direi che ci vorrà ancora del tempo per questo passaggio. Grazie. Poi c'è una domanda molto specifica, non so se vuole rispondere l'architetto o sempre Sonaglia. Nel caso di utilizzo del massetto Diatonite 0.037, qual è la stratigrafia per una copertura piana in un lastrico solare calpestabile?
Fabio, dimmi se vuoi rispondere tu, così. Se puoi ripetere per favore la domanda, perché l'audio qui si è interrotto per un attimo. Allora, nel caso di utilizzo del massetto di atonite .37, qual è la stratigrafia per una copertura piana in un lastrico solare calpestabile? Beh, il massetto è utilizzabile sia per interno che per esterno, ha prestazioni ottimali anche per l'esterno, ripulire il sottofondo, va ben livellato e il massetto che si stende raggiunge ottimamente la prestazione ben sperata. La stratigrafia è tradizionale, non ha uno schema particolare. È un massetto che si presta sia per interni che per esterni. Infatti ti aggiungo, Magari per Andrea. l'isolante, prima della stesura del massetto, questo sì. Infatti ti dico, Andrea, cioè il massetto di Atonite Thermostep 047 è un massetto di finitura, quindi come tutti i massetti di finitura, anche in un lastrico solare, segue le logiche tradizionali, diciamo, del massetto di finitura, cioè andiamo a lasciarlo come ultimo strato, va impermeabilizzato sopra chiaramente, quindi la risposta è il materiale si può tranquillamente posare, non appesantisce, si applica facilmente con le logiche chiaramente ischia tecnica e quant'altro. Sopra va impermeabilizzato perché essendo un materiale molto poroso con una buona trasmittanza comunque va impermeabilizzato bene. E una volta applicato l'impermeabilizzato raggiunge le prestazioni progettuali, quindi non c'è, come diceva giustamente Fabio, non c'è una stratigrafia particolare da seguire, ma va a seguire le stratigrafie classiche per un massetto di finitura, appunto. Ottimo, mi sembra chiaro. Allora, non abbiamo. Allora, qua altra domanda tecnica. Ci chiedono, in merito al prodotto di cui parlavamo prima, il 037, ci chiedono quali sono i tempi per la fornitura. I tempi per la fornitura ad oggi riusciamo a essere abbastanza veloci, nel senso che un po' in diciamo controcorrente rispetto a quello che è oggi, quelli che sono oggi i tempi fornitura materiali, noi riusciamo comunque a fornire all'incirca con massimo una settimana lavorativa. Quindi tempi abbastanza rapidi. Mi pare che non ci siano altre domande. Direi di no. Allora, potreste ripetere il nome del software? Diaterm, e comunque immagino che lo possiate trovare comunque anche nelle slide, e le slide verranno inviate a tutti. Sì, e comunque nel nostro sito www.diasen.com c'è una parte apposta. E comunque il software appunto sarà nelle slide che verranno poi distribuite, sarà proprio il nome e il link. Benissimo. Poi domande generiche del tipo costi a metro quadro, messe qui estemporanee, quindi vabbè, queste qui le abbiamo affrontate prima. Poi è possibile rivedere la parte svolta dal tramite le slide? Adesso non mi sembra il caso di chiedere al professore di rifare la sua presentazione. Anche E perché quindi poi si può Andrea la rivedere presentazione sarà comunque divulgata, quindi comunque noi partecipanti avranno sia le slide e poi avranno anche il link alla presentazione, quindi alla fine. assolutamente, assolutamente. E direi che abbiamo concluso, abbiamo, perché non vedo altre domande. Siete state veramente impeccabili. Stanno arrivando adesso i ringraziamenti estremamente chiari ed esaustivi. Quindi ecco, vi riporto quelli che sono questi messaggi.
Grazie e buona Grazie a te. serata. Ricordiamo che il prossimo appuntamento sarà il 14 giugno, lì si parlerà un pochino di più della parte un pochino più strutturale, diciamo così, e intanto avrete possibilità di rivedere le slide di questa serata e di rivedere la presentazione di questa serata. Grazie, buona serata a Grazie tutti. a tutti. Grazie Arrivederci. a tutti. Arrivederci.